Sale la tensione a Campomarino per l'arrivo di 200 profughi che scappano dalla fame e dalla guerra. Il numero eccessivo potrebbe comprometterne la gestione politica. Una politica europea per diffondere negli stati dell'Unione la cultura e il settore audiovisivo. Appuntamento oggi a Campobasso per gli obiettivi strategici. Pavimentazione sconnessa, terreno scivoloso ed erbacce, così appare ancora oggi l'area di Fontana Vecchia nella città capoluogo. Da Palazzo San Giorgio occorre intervenire. E per 50 studenti universitari del Molise si aprono le porte per il percorso dell'Erasmus, continuare gli studi all'estero, imparare la lingua e confrontarsi con i colleghi di altre nazioni. Buonasera dalla redazione giornalistica di TLT, apriamo con la cronaca. La sentenza è arrivata a poco più di 2 anni dall'inizio del processo per rito abbreviato e quindi l'ex presidente del COSIB Antonio Del Torto e l'ex consigliere regionale Francesco Di Falco sono stati condannati a 1 anno e 6 mesi dal GIP Roberto Cappitelli nell'ambito del filone frentano della maxi inchiesta Opengate, incentrato sull'ipotesi di reato di concussione. La pena è sospesa, cioè non è prevista la detenzione in carcere, in quanto è inferiore ai 2 anni. Secondo la pubblica accusa, Del Torto, con l'aiuto di Di Falco, allora componente del comitato direttivo del COSIB, avrebbero avvicinato l'assicuratore termolese Ettore Fabrizio, in quel periodo consigliere di maggioranza in comune, nel corso del mandato di sindaco di Vincenzo Greco, garantendogli il rinnovo del contratto stipulato tra la sua agenzia assicurativa e il COSIB per una polizza da 45.000 euro annui in cambio però del suo voto negativo al bilancio comunale in consiglio. Questo voto avrebbe causato le dimissioni di Vincenzo Greco, all'epoca primo cittadino. Cambiamo argomento. 200 migranti in arrivo a Campomarino potrebbero non essere gestibili in maniera corretta in vista appunto della stagione estiva. In Molise, il Molise chiede al governo nazionale di dirottare parte di essi in altri paesi della regione. Vediamo. Con l'avvicinarsi della stagione balneare cresce l'inquietudine tra gli amministratori e i cittadini di Campomarino per l'arrivo di disperati e senza tetto dall'Africa. Le 200 unità appaiono eccessive in una comunità che si appresta ad affrontare una invasione turistica che già mette a dura prova le poche forze umane a disposizione. Parliamo di vigili municipali, forze dell'ordine, netturbini e operatori sociali. Pur condividendo lo spirito di accoglienza in favore di migranti che sfuggono alla guerra e alla fame nei loro paesi d'origine e risorse pari a 5 milioni per le strutture che li ospiteranno, le istituzioni locali chiedono al governo nazionale, per il tramite del prefetto di Menna, di poter quantomeno attutire l'impatto sociale che l'ondata di stranieri provocherebbe nel paese sul litorale adriatico in poche settimane. In tal senso si è mossa anche l'amministrazione regionale, che ha chiesto al Dipartimento dell'Emigrazione di evitare massicce concentrazioni di immigrati in complessi residenziali, magari spalmando i prossimi 200 nuovi arrivi, dirottandoli in più comuni. Il Molise appare nel contesto nazionale la realtà che ha accolto il maggior numero di profughi in rapporto ai suoi 300.000 abitanti, ma le scelte politiche devono essere condivise tra tutti. Campomarino adesso non vuole perdere la sua identità turistica, proprio alle porte dell'estate, quindi chiede di rimodulare il numero di profughi in arrivo. In questo senso famiglie e associazioni locali vogliono più garanzie. L'area di crisi del distretto produttivo Boiano Isernia Venafro è un impegno prioritario che la Regione sta portando avanti a termine. In una nota l'assessore regionale Massimiliano Scarabeo conferma oggi come nella capitale sia emersa la volontà del governo nazionale di offrire al Molise l'occasione per aprire la strada a nuove opportunità occupazionali in un'area produttiva fortemente ridimensionata dalla crisi stessa. Opportunità anche in Molise per le imprese che intendono investire nei comparti della cultura, audiovisione e cinematografia. L'appello lanciato da Europa Creativa oggi a Campobasso. Vediamo. Europa Creativa è un programma che si rivolge alle imprese che fanno cultura e audiovisione. Esso è composto da 2 sottoprogrammi ed una sezione transettoriale.
La Comunità Europea ha investito su di esso oltre 1 miliardo di euro fino al 2020. Gli obiettivi strategici sono stati illustrati oggi nella Sala della Costituzione nel capoluogo molisano. Europa Creativa è un programma gestito direttamente dalla Commissione Europea, un programma tematico, appunto, si rivolge a chi opera nel settore culturale, creativo, ma anche nel settore dell'audiovisivo e del cinema. Quindi è un programma gestito direttamente dalla Commissione Europea, non esiste un'intermediazione da parte della regione come per i fondi strutturali, quindi vengono nominati questi punti di contatto nazionale per favorire, appunto, per fungere da intermediari poi con le organizzazioni che chiedono, che vogliono avere maggiori informazioni sul programma in qualche modo. Il nostro obiettivo in quanto desk sul programma Europa Creativa è quello di, appunto, fornire assistenza tecnica rispetto ai bandi, rispetto al programma, e di organizzare giornate informative come quella di oggi per avvicinare le imprese e le organizzazioni, come dire, target rispetto a quelle potenziali, i potenziali beneficiari di finanziamenti media e cultura, per favorire la loro partecipazione al programma. Questo è il nostro compito, quindi giornate come quella di oggi sono fondamentali, sì, a mio avviso. Come dicevo, il sottoprogramma Europa Creativa si divide in 2 sottoprogrammi, cultura e media. Cultura per gli operatori culturali e media per gli operatori audiovisivo e cinema. Io mi occupo di fornire assistenza tecnica sul sottoprogramma media di Europa Creativa. Al suo interno ha diversi bandi, esiste un supporto per lo sviluppo di nuovi progetti cinematografici, quindi siamo in fase sviluppo. Per quanto riguarda la produzione esiste un sostegno anche lì per progetti che hanno una distribuzione cinematografica, destinati quindi alla TV. Tra Regione e Confesercenti è stata sottoscritta la convenzione operativa che intende promuovere la presenza di imprese molisane nelle prossime fiere estive a Londra, Pordenone e nello stato asiatico dell'Azerbaigian. I settori di queste importanti vetrine internazionali sono la gestione di complessi residenziali, impianti sportivi, nautica, agroindustria e telecomunicazioni. Ci occupiamo adesso della sanità. L'Associazione Medici Dirigenti della sigla ANAO ha espresso preoccupazione per lo stato del servizio pubblico molisano e Michele D'Alessio ha ascoltato il dottor Lucio Pastore, che ha posto anche l'accento su una situazione lavorativa a dir poco divenuta insostenibile. Vediamo perché in questo servizio. Non ce la facciamo più, non reggiamo più, mantenere 2 pronto soccorsi non siamo in grado più di gestirlo, quindi sta saltando tutto il sistema provinciale per quanto riguarda la risposta sull'emergenza. Ma la cosa assurda essenzialmente per il pronto soccorso è che mentre i medici vengono mandati a Benafro per fare per coprire dei turni, noi abbiamo che da Benafro i pazienti vengono a Isernia perché non possono essere curati. Del resto la manca ostetrice ginecologia, chirurgia, manca pediatria, la rianimazione è fatta con reperibilità e quindi è una situazione impossibile da gestire come pronto soccorso. La perdita di 500 precari implica che la struttura pubblica non deve più funzionare. Allora, se la volontà è di privatizzare, questo è uno dei modi per farlo. Come del resto non far funzionare il pronto soccorso è la volontà di creare le condizioni per privatizzare anche questi tipi di strutture. Cioè è tutta una tensione che ci sta a spostare dal pubblico al privato il flusso dei fondi sanitari regionali. Ci siamo uniti all'ANAO per dare un segnale forte a quella che è l'azienda ma anche la politica. Nel momento in cui dovesse passare la famigerata legge di riordino sanitario, che serve a dividersi le ultime spoglie del sistema dopo che questo è fallito, come giustamente ha detto il dottor De Lellis, significa proprio fare in modo che i costi saranno ulteriormente ributtati sulla gente, mentre i profitti andranno solo a poche persone.
Vecchi e nuovi farmaci antitrombotici, oggi all'Istituto Neuromed di Pozzilli, al centro del dibattito le prospettive farmacologiche e gli stili di vita per la prevenzione cardiovascolare del futuro. Le malattie legate al cuore continuano ad essere responsabili di oltre la metà delle morti nel mondo occidentale. La ricerca ha prodotto risultati notevoli in questo settore, basti pensare al successo dell'aspirina e dei farmaci anticoagulanti. Tuttavia i farmaci da soli non bastano, assumere medicine contro la trombosi serve a ben poco se non le si accompagnano con una sana alimentazione e un'attività fisica regolare. Sale l'attesa dei pendolari per il completamento dei lavori sui binari della tratta ferroviaria Larino-Ripabottoni. Le opere messe in cantiere in Molise superano 18 milioni di investimenti. Vediamo. Sono previsti a fine estate i lavori di completamento della linea ferrata che collega Larino a Ripabottoni, interventi sui 22 chilometri avviati nel mese di febbraio scorso per un investimento complessivo pari a 18 milioni e mezzo di euro da Rete Ferroviaria Italiana. L'attuale indice di avanzamento nelle opere nella zona del cratere sismico ha superato il 70%. Lo slittamento della conclusione dei lavori è dovuto alla necessità di intervenire anche sui 25 passaggi a livello e 11 gallerie. La tratta che dalla stazione del capoluogo raggiunge il mare ha un tracciato particolarmente tortuoso e con pendenze fino al 25 per 1000, caratteristiche che hanno richiesto l'uso di specifici macchinari ad intervento puntuale. Il potenziamento infrastrutturale dell'intera Termoli Campobasso, avviato nel novembre 2013, prevede la sostituzione integrale di 80.000 nuove traversine in legno con quelle in cemento armato precompresso, il risanamento della massicciata di sostegno, la sostituzione di molti tratti di binari pari a 10 km di rotaia e circa 55.000 metri cubi di pietrisco. Fino al completamento dei lavori, spostati a settembre, i pendolari sulla linea Termoli-Campobasso continueranno ad essere serviti dagli autobus sostitutivi. Approvato in Consiglio regionale il nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise, sarà presentato venerdì 12 all'Unimol Dipartimento di Agraria. Il PSR, vale a dire il piano di sviluppo rurale, vale 210 milioni di euro, è frutto di un grande lavoro effettuato di concerto con l'associazione di categoria, anche con il partenariato. Cambiamo argomento, considerata da sempre un punto di riferimento per il Campobassani, stiamo parlando di Fontana Vecchia, oggi è ridotta al ricettacolo di immondizie, tant'è che è stata abbandonata a se stessa. Vediamo questo servizio. Immondizie, erbacce, pavimentazione sconnessa e scivolosa, senza contare che se non si interverrà in tempo a breve cederà la copertura. Questa l'istantanea scattata alla Fontana Vecchia, uno dei luoghi più cari ai campobassani, i quali non solo andavano ad abbeverarsi per l'acqua particolarmente fresca e pura, ma la utilizzavano come lavatoio della città, ancora in uso da parte dei Rom che vivono nella zona. Luogo fatto oggetto qualche anno fa di cure da parte degli scout del CB5, senza contare che è stata finanche il marchio di un noto pastificio non più in attività, di cui rimane lo scheletro, tant'è che attualmente è utilizzato quale ricovero da parte di disadattati o senza tetto che bivaccano accendendo fuochi particolarmente pericolosi per la struttura. Un luogo cantato in vecchie canzoni in vernacolo di cui rimane una lastra di marmo con pochi versi che la ricordano con tristezza ma anche con nostalgia per il tempo che fu. Oggi chi prova ad entrare nella Fontana Vecchia deve stare attento a non scivolare, ma soprattutto deve ripararsi da nugoli di moscerini e insetti che hanno trovato l'habitat a loro più adatto. Fortunatamente qualcosa potrebbe cambiare, sembra infatti sia imminente l'approvazione da parte della giunta di Palazzo San Giorgio della proposta presentata dall'associazione di promozione sociale Si Può Fare, dedita alla produzione di ortaggi biologici e all'apicoltura per la gestione della Fontana Vecchia, che con paparbietà cerca di ridare vita a Campobasso, non più città giardino ma clochard in cerca di elemosina.
Le imprese edilizie impegnate nei lavori di completamento della ricostruzione post terremoto mettono le mani avanti. Attraverso l'ACEM esse chiedono garanzie nei tempi di pagamenti da parte della Regione. In palio l'ente di Via Genova ha messo a disposizione al comparto 27 milioni di euro, una cifra che offrirebbe nuovo impulso ad imprese giunte ormai senza più liquidità neanche per il carburante. Dopo la firma del protocollo d'intesa, tutti gli operatori interessati alle sorti del porto di Termoli chiedono alle istituzioni azioni rapide per ripulire i fondali del mare Adriatico antistante la città di Termoli. Ecco il servizio. Navi e rimorchiatori hanno serie difficoltà ad entrare nel porto di Termoli. La problematica è di vecchia data, ma rischia di aggravarsi con la prossima stagione fredda, che con le mareggiate contribuirà ad ostruire ancor più lo stretto passaggio dal mare allo scalo. È urgente intervenire per ripulire l'ingresso del porto dalle tonnellate di sabbia in eccesso, così da rendere la struttura alle porte dell'Adriatico sicura e funzionale per chi vi opera giornalmente. Sullo smaltimento e riciclo dei fanghi di escavazione ce ne parla l'agente marittimo Antonio Fusco. È urgente intervenire sulla bonifica soprattutto dell'ingresso del porto, dopodiché si può parlare anche del bacino portuale. I soldi erano stati trovati, circa 4 milioni di euro, però bisognava aspettare le analisi dell'ARPA per quanto concerne poi lo smaltimento o il riciclo dei fanghi di escavazione. Purtroppo questo a livello nazionale succede. I tempi sono lunghi, il problema è stato già discusso a Roma dal Ministero Ambiente, Infrastrutture e Cluster Nazionale e anche loro cercano di trovare delle vie, delle procedure che facilitano questo, che rendono più facile questo problema in maniera da risolverlo addirittura con il riuso di questi fanghi attraverso la realizzazione di vasche di colmata e quindi evitare di buttarli in mare o di trovare soluzioni alternative che sono costose e richiedono molto tempo. Dal dragaggio dei fondali in mare dipende il consolidamento delle attività economiche, ittiche, marittime e del turismo dell'intero Basso Molise. Un'attività di promozione intesa dall'amministrazione comunale di Riccia in modo da consentire alle famiglie con basso reddito di poter impegnare i propri figli in attività ludico-ricreative nel periodo estivo. Si tratta di un bando basato su criteri meritocratici. Nello specifico c'è un contributo per le famiglie con basso reddito con minori di età tra 36 mesi compiuti e 18 anni non compiuti e o persone disabili di età compresa tra 36 mesi compiuti e 21 anni non compiuti. Conto alla rovescia per il pagamento di IMU e TASI in regione. Gli acconti dovranno essere versati entro martedì della settimana prossima. Tutte le informazioni sulla rete internet. Meno di una settimana di tempo per i contribuenti per versare gli acconti sull'IMU e TASI. Il termine fissato è quello per entrambe le gabelle a martedì 16 giugno. Sui siti internet dei comuni sono a disposizione tutte le informazioni sulle imposte. I residenti di Isernia, Termoli e Venafro potranno calcolare l'importo dovuto direttamente sulla rete internet. A Campobasso invece è possibile consultare l'opuscolo informativo sui servizi tributari elaborato a Palazzo San Giorgio. Per TASI e IMU saranno applicate le stesse aliquote fissate dal proprio comune di residenza nello scorso anno. La TASI è dovuta da chiunque possieda immobili. Essa si calcola applicando al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale per 160 per i fabbricati classificati nel gruppo A e categorie C2, C6 e C7, le aliquote vigenti nel 2014. Il pagamento con il modello F24 può avvenire negli uffici postali, banche attraverso intermediari e Intratel. Documenti analoghi anche per i proprietari di appartamenti di pregio di seconde case si trovano, come detto, sui siti internet dei municipi della regione. Il Molise punta sulla qualità e l'innovazione del comparto agricolo alimentare e forestale. Su di esso le istituzioni hanno investito somme pari a 23 milioni di euro. Tra gli obiettivi dichiarati la produzione di prugne essiccate a residuo zero da destinare all'alimentazione dei bambini in età scolare.
Saranno 50 gli studenti che partiranno nell'ambito di Mission Erasmus. All'Unimol una giornata dedicata ai saluti e ai dettagli del progetto, volto ad offrire un'opportunità per accrescere il proprio bagaglio culturale e perfezionare anche le lingue. Vediamo questo servizio. In 50, già da fine agosto, partiranno dal Molise alla volta di tutta Europa. Si rinnova per gli studenti dell'Unimol la possibilità di studiare in altri paesi nell'ambito di Mission Erasmus, un progetto sempre più consolidato che offre agli universitari una possibilità in più. Un'esperienza di mobilità internazionale dalle molteplici potenzialità, decisiva per la crescita culturale e per la maturazione dello studente, ma anche per l'arricchimento in termini di competenze e qualità della carriera accademica, oltre che per il perfezionamento della lingua. Alla Biblioteca di Ateneo, una giornata per illustrare i dettagli dell'iniziativa, per salutare e fornire ulteriori dettagli ai ragazzi in partenza. Presente anche il rettore Gianmaria Palmieri. È una giornata importante per noi perché è la giornata con la quale si celebra in qualche modo la partenza di tanti nostri studenti dell'Università del Molise per università straniere nell'ambito del programma Erasmus. Il potenziamento del profilo internazionale di Unimol è un obiettivo primario. Vogliamo contribuire a che i nostri giovani possano beneficiare delle opportunità che i giovani d'Europa hanno, quindi il nostro impegno è di raddoppiare, se non triplicare nei prossimi anni, il numero dei nostri studenti in partenza per università straniere nell'ambito del programma Erasmus. È una festa, vogliamo però anche incrementare il numero degli studenti che dall'estero, dall'Europa, vengono qui da noi a conoscere questa università e questa regione che ha delle grandi potenzialità non sempre conosciute, non sempre espresse. Il comune di Isernia informa che i 40 borsisti della borsa lavoro ultimamente collocati in graduatoria, primi 26 graduatoria A, primi 9 graduatoria B e 5 graduatoria C, sono stati convocati nella sede dell'ente giovedì 18 giugno al fine di sottoscrivere le relative convenzioni. Le convocazioni sono state inviate oggi e gli assenti potrebbero essere considerati decaduti dal progetto di borsa lavoro con scorrimento della graduatoria. A Termoli per l'estate gli uffici postali adotteranno provvedimenti di rimodulazione giornaliera e oraria di apertura al pubblico. In particolare agli sportelli di Via Madonna delle Grazie la chiusura del turno pomeridiano di luglio avverrà dal 23 al 24 e dal giorno 27 al 31. L'ufficio di Via degli Oleandri chiuderà invece il 20 e il 27 di questo mese, l'11, 18 e 25 luglio, l'8, il 22 e il 29 di agosto. Il purgatorio ragionato di Francesco Longano, dibattito domani pomeriggio a Campobasso, curato dall'Istituto regionale per gli studi storici del Molise. Le relazioni sono affidate allo studioso Sebastiano Martelli e alle docenti universitarie Ilaria Zilli ed Elvira Chiosi. E adesso, come ogni sera, la parola alle previsioni del tempo. Vediamo. Cielo velato oggi sul Molise con possibili deboli rovesci sulle zone interne nelle ore pomeridiane, stellato il cielo dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra i 17 gradi di Campobasso fino alla massima di 29 su Termoli, ventilazione variabile, calmo il mare Adriatico. Domattina tornerà il sole sulla regione, venti settentrionali e valori climatici in leggero rialzo. Siamo adesso nella pagina sportiva. Dopo aver guadagnato sul campo la promozione nella B1 femminile di pallavolo, l'Isernia del tecnico Francesco Montemurro si prepara alla prossima vetrina nazionale. Potrebbe lasciare l'organico pentro per adesso la sola centrale, vale a dire Federica Fucci. Gran parte della rosa della passata stagione sarà invece riconfermata in blocco.
E a Termoli sono già terminati i festeggiamenti in casa Irino dopo la trionfale cavalcata che ha portato la locale formazione di pallacanestro maschile guidata in panchina dall'esperto Pino Di Lembo a vincere il campionato di Serie C. Il quintetto adriatico ha tutte le carte in regola per ben figurare anche nella categoria superiore senza dover stravolgere la squadra. Questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.